La New Basket Brindisi si è presentata ufficialmente alla città. In un palapentassuglia affollato, nonostante il caldo ed il periodo di ferie dei tifosi biancazzurri, il nuovo assetto societario presenta al completo il presidente onorario Massimo Ferrarese, il presidente di Lega2 Marco Bonamico ed i responsabili societari hanno dato vita alla presentazione della squadra che ha fatto il suo ingresso dal tunnel degli spogliatoi al completo. A condurre la presentazione il giornalista sportivo Mediaset Mino Taveri, che ha chiamato uno per volta i giocatori dopo aver salutato i dirigenti ed i componenti dell'area tecnica. Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di fare bene hanno caratterizzato le parole di tutti i giocatori e dei responsabili tecnici. Presentata la nuova maglia ed il capitano della squadra brindisina sarà Claudio Ndoia. Questi i commenti a caldo dei protagonisti. È un'altra presentazione, speriamo di continuare a fare bene. Abbiamo fatto normalmente al 90% bene. Lo scorso anno purtroppo non è andata così bene, però continueremo a lavorare per far splendere questa città con questo sport che ha dato grande soddisfazione a tutta Brindisi. Abbiamo fatto una grande società, io di questo sono orgoglioso, c'è tanta gente che insieme a me sta non investendo, sta dando il cuore per questa società e quindi per questo sport. Speriamo, la mia soddisfazione sarebbe duplice, quella di ritornare dove eravamo lo scorso anno. Dottor Ascione, l'Enel continua ad essere protagonista nel campionato di Lega 2 insieme alla New Basket Brindisi. Beh sì, assolutamente sì, non è cambiato nulla nel nostro impegno, nel nostro sostegno a questa squadra. Chiaramente quello che ci fa piacere riscontrare è il grosso seguito che questa squadra e questo sport continuano ad avere in città. Il campionato credo sarà estremamente interessante perché ci sono molte squadre che hanno investito tanto, hanno lavorato bene. Grandi nomi in Lega 2, uno per tutti, Bucchi, l'allenatore dell'Enel Brindisi di quest'anno, un allenatore che ha allenato tutte le migliori squadre italiane e quindi che credo che sia un pedigree che non lascia dubbi. L'augurio è che sia un anno fantastico per la Puglia. Tra l'altro qui vicino c'è un'altra realtà che è entrata quest'anno in Lega 2, Ostuni, ci sarà subito un derby in Coppa Italia, quindi insomma tanto da vedere. E quello che è bello è che al Pala Elio quest'anno ci sarà basket tutti i weekend. Tu lo scorso anno predicavi la possibilità di vedere giocatori attaccati alla maglia che veramente con grinta affrontassero le partite, quest'anno sembra che sia stata costruita in questo senso la squadra. Fai bene a dire sembra perché sai, in fase di presentazione tutto sembra bello. Sì, hai ragione, hai fatto bene a ricordare questa cosa. A me piace vedere i giocatori attaccati alla maglia. Poi si possono perdere le partite anche, perché sai, per chi fa sport si sa che non sempre sulla carta quello che prevedi poi accade. Però io voglio vedere quello, spero che ci sia ci siano dei giocatori che capiscano cosa vuol dire giocare a Brindisi, avere questo tifo, questo entusiasmo, quello che non avevano capito purtroppo l'anno scorso. Non poteva mancare Albano alla presentazione di questa nuova squadra che quest'anno affronta nuovamente il campionato di Lega 2. Sì, non posso mancare perché quando prendi un impegno o lo porti fino in fondo oppure sei un uomo a metà. E siccome ci credono lo sport, bisogna invitare la gente, i giovani soprattutto, a partecipare a questo grande evento chiamato sport, perché come dicevano gli antichi latini, mens sana in corpore sano. L'impressione di Albano alla visione di questi giocatori, di questa nuova squadra? Beh, come sempre alla presentazione della squadra i commenti sono sempre solo positivi, ma bisogna adesso ovviamente impegnarsi a recuperare le temps perdu, come direbbe Prost, e soprattutto portare il risultato che una città come Brindisi, da sempre appassionata a questo tipo di sport, merita. E le vittorie fanno bene alla salute.